Namaskaram, Sadhguru. Le nostre scritture e persino le sculture dei nostri templi raffigurano molti tipi di esseri come Gana e Yaksha. Sono gli stessi esseri che visitano il Manasarovar. Le uniche due culture che hanno documentato questo in una certa misura sono la cultura indiana, lo ha documentato ampiamente. E la cultura greca lo ha fatto in una certa misura. In merito alla loro natura, quando diciamo esseri provenienti da un altro regno, queste sono le uniche due culture che descrivono delle forme definite. Quindi qui abbiamo Yaksha, Gandharva, Gana, Kinnara, Apsara, Kritika. Ce ne sono tantissimi così. Penso che abbiamo ben riconosciuto degli esseri provenienti da altri regni, almeno 11 o 12 varietà. Anche i greci hanno numeri simili. Probabilmente, se non simili, forse leggermente inferiori, ma anche loro ne hanno riconosciuti. Penso che l'unico posto, non sono mai entrato in questo posto, ma delle persone mi dicono che la migliore biblioteca di questo tipo si trovi ad Adyar, nel Chennai. Si dice che la biblioteca teosofica abbia un'immensa collezione di libri occulti che trattano di tutti questi aspetti. Più che il processo spirituale, è l'occulto che esplora questi aspetti, perché cercano sempre il modo per usare qualche tipo di entità che possiede il potere necessario, l'intelligenza e l'accesso per fare delle cose per loro. Cercano sempre come servire qualcosa per usarlo a proprio vantaggio. Quindi l'occulto esplora queste cose molto di più del processo spirituale. Ma nel processo spirituale penso che Gautama stesso parli di queste cose. Gautama, il Buddha. Lo stesso Buddha parla di molti tipi diversi di esseri che ha affrontato nella sua sadhana e che invariabilmente una persona si trova ad affrontare quando si addentra in certi aspetti. Soprattutto quando eravamo in un altro posto sono successe molte cose. Ma soprattutto quando ci muovevamo verso la consacrazione del Dhyanalinga, questi tipi di esseri erano un avvenimento quotidiano di tutti i tipi. Non sono bravo a categorizzarli e nominarli e dire questo è quello, ma sono nettamente diversi, questo è sicuro, non c'è dubbio al riguardo. Alquanto nettamente diversi nella loro energia, nel loro aspetto, in ogni cosa. Era tutto lì, ma non ci prestavo attenzione. Però altrove ho prestato attenzione ad alcune di queste cose, ma è uno spreco sotto molti aspetti, perché nessuno di loro, almeno di quelli che ho incontrato io, nessuno di loro avrebbe avuto alcun significato spirituale per me. Quindi, se prestavo loro un po' di attenzione, non appena capivo che non erano la cosa giusta, distoglievo la mia attenzione da quelle cose perché non avevano mai alcuna importanza spirituale. Avevano solo un'importanza esistenziale. Se vuoi esplorare l'esistenza, sì. Ma se vuoi conoscere questo, non servono a nulla, perché si trovano solo in una forma diversa, ignoranti quanto te. Forse con dei tipi diversi di capacità che ti sembreranno incredibili, ma sono sicuro che le tue capacità sembrano incredibili a loro. Altrimenti non verrebbero a visitarci, non è vero? Come sembrano incredibili a te, devi sembrare incredibile a loro. Ecco perché vengono a visitarci. In questi giorni non ho questo lusso.
All'epoca non c'erano muri intorno alla casa. E la mattina, verso le 5:45-6, quando il sole sorge, andavo sempre a sedermi nel corridoio esterno. Il tempio ancora non c'era, stavo semplicemente costruendo il tempio nella mia mente. Ogni giorno mi sedevo lì e guardavo nella direzione in cui sarebbe dovuto sorgere. Sto solo, siccome non ho i soldi, non ho i materiali, guardo solo nella mia mente. All'epoca, sai, queste creature semplicemente stavano lì per un bel po'. Sono come forme irregolari, ma tutte proprio come dei cartoncini bidimensionali che camminano. Vanno in giro e fanno dei rumori e stanno semplicemente lì tutto il tempo. A volte non potevo ignorarli perché erano davvero rumorosi. E a volte succedeva che, sai, altre persone in casa sentissero voci e rumori come se parlassi con qualcuno. Uscivano e vedevano che non parlavo con nessuno. Non potevano sentire cosa, ma sentivano qualcosa. Io non parlavo mai, ma loro facevano tantissimi rumori. Devi capire, rumore significa il tipo di rumore che facciamo noi, solo noi possiamo farlo. Quando dico il tipo di rumore, beh, gli uccelli possono fare un tipo diverso di rumore, ma entrambi facciamo lo stesso rumore in termini di frequenza. Ragionevolmente è così. Ecco perché possiamo sentirci a vicenda. Ci sono altre creature qui che stanno facendo altri tipi di rumori che non puoi sentire. Quindi, di solito, questi esseri fanno altri tipi di rumori. Non li puoi sentire, ma questi emettevano rumori simili al nostro tipo di rumore, cioè da qualche parte nella gamma di frequenze in cui possiamo comunicare. O facevano questi rumori appositamente per me, o appartenevano anche loro alla stessa nostra categoria di emissione dei rumori. Non ho esplorato tutto questo perché il mio tempo stava per scadere, la mia sabbia stava scivolando via, quindi mettevo sui mattoni. Stavo seduto lì e mettevo sui mattoni perché le mie fondamenta scivolavano via molto rapidamente. Quindi, se le loro emissioni sonore hanno la stessa frequenza della nostra, è anche possibile che il loro processo di pensiero possa ragionevolmente avere la stessa frequenza del nostro. Il loro corpo potrebbe essere ragionevolmente dello stesso tipo di materiale, forse non esattamente, ma dello stesso tipo, altrimenti i tuoi occhi non lo coglierebbero così facilmente. Beh, potresti vederlo se fossi in un certo modo anche altre cose. Ma non così semplicemente come qualsiasi altra cosa che vediamo tutti i giorni. Quindi questi sono Yaksha, Gandharva, Gana? Non penso, perché non corrispondono a nessuna delle descrizioni di cui parlano le tradizioni. Descrivono i Gandharva come le forme umane più belle, gli Yaksha come un tipo leggermente diverso ma ancora ragionevolmente di forma umana. I Gana totalmente distorti. Distorto significa diverso dalle forme umane. Nella maggior parte dei templi che vedi sono dei Gana. Il motivo per cui mettono dei Gana è che i Gana hanno svolto un ruolo importante nella formazione della consapevolezza umana, perché Shiva stesso è un Gana. E siccome è un Gana, i Gana gli stanno intorno, è la sua gente. Ma lui ha assunto una forma umana per essere efficace con gli esseri umani. Ma i suoi amici sono rimasti nelle stesse vecchie forme.
La sua forma era sufficientemente potente, sufficientemente d'impatto. Potevano gestire il loro lavoro senza cambiare tutti quanti. Quindi delle forme di Ghana sono dappertutto. Essendo umani, cerchiamo di farle un po' come noi, leggermente distorte, perché non riusciamo a immaginare qualcosa che sia totalmente diverso dall'umano. Vedi, proprio adesso, davanti al tempio di Bhairavi, due Ghana stanno seduti così. Forse non apparivano così. Ma le nostre menti umane sono tali che un essere significa che deve avere almeno una testa. E poi non riusciamo, semplicemente sembra una palla. Abbiamo bisogno di due mani per farlo sembrare un essere. Nel nostro modo di pensare, se qualcuno deve sembrare un essere, deve avere mani, gambe, tutto, sai. Forse non avevano nessuna di queste cose. Forse ciò che ho visto erano i veri Ghana. E non avevano alcuna forma come quella che pensiamo. Ma nel tempo gli artisti, come può un artista scrivere questo e dire è un essere? Se ti mostro un foglio di carta di forma irregolare e dico questo è un essere, non ci crederai, non è vero? Almeno devo dargli un taglio ragionevolmente umano e dire questo è un essere, un po' così. Sei chiaramente tagliato così, ti faremo così e diremo questo è un essere, dici oh, ok. Almeno una testa, un corpo e alcuni arti. Qualcosa è necessario, non è vero? Affinché la mente umana possa percepirlo. Quindi nel tempo gli artisti potrebbero aver continuato a trasformare le forme. Fino al punto in cui abbiamo trasformato Ganapati in Gajapati. Abbiamo trasformato un Ghana in un elefante. Il che è un notevole cambiamento, non è vero? Non un piccolo cambiamento, un cambiamento molto grande. Ghana Pati significa il capo dei Ghana. Questo è ciò che significa. Quindi non è solo che sia andato a macellare la testa di qualcuno mettendosela. Disse al Ghana, ok, prenderò la tua testa e la metterò sul corpo umano, almeno sei efficace a metà. Ora mi sono reso una forma umana completa, se ti metti un corpo umano, solo la testa non siamo in grado di creare, sarai molto efficace, ed è efficace, non è vero? Lo abbiamo accettato perché ha un corpo umano e una testa di Ghana. Se fosse stato tutto Ghana, lo avremmo tenuto fuori, non lo avremmo creato, non lo avremmo adorato. Abbiamo tenuto i Ghana fuori dal tempio, ma abbiamo portato Ganapati nel tempio. Perché? Perché ci assomiglia. Quindi potrebbe aver pensato tutte queste cose e averlo fatto. Forse aveva almeno bisogno di un assistente che sembrasse ragionevolmente umano. Non è così? Forse sono semplicemente arrivati, proprio come li abbiamo visti nel Manasarovar, proprio così, a grappoli. Semplicemente di un certo tipo. Sapevano di non poter operare in quella forma, quindi forse hanno usato della terra locale per creare se stessi e non sono riusciti a modellarsi correttamente. È andata così, così. Anche tra gli esseri umani non sono tutti venuti con la stessa forma, non è vero? Quindi in questo modo presero molte forme e pensarono che andasse bene finché un uomo sembrava accettabile. Pensarono che andasse bene. Forse per andare a una conferenza lui aveva bisogno di un tizio in più. Quindi prese la sua testa e la mise su un corpo umano. Per soddisfare qualche scopo immediato, sto dicendo.